Salve a tutti gamers, benvenuti qui in questo nuovissimo video. Io sono Jovix04 ragazzi e oggi vi do i benvenuti qui su UFL Open Beta ragazzi. Oggi siamo qui ragazzi sulla mia bellissima PlayStation 5 perché questo gioco è in esclusiva per console purtroppo, quindi non c'è letteralmente questa Open Beta su PC. Ovviamente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale ragazzi, però dovete lasciare anche un bellissimo mi piace e se volete anche un commento. Detto questo, possiamo incominciare, let's go! Ok, ci siamo, si inizia, let's go! Vediamo un attimino qua i movimenti come sono. Allora, sono dei movimenti un po' strani, se posso dirlo, a primo impatto, eh. Sono davvero molto molto strani, sembrano dei tronchi, letteralmente. Vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche gollazzo. Vai, attenzione, attenzione, no! Oh, è andata troppo larga, porca miseria. La situation generale, attenzione, attenzione, proprio lui, avanza, no, l'ha parata, non ci voglio credere, poteva essere un gollazzo, non lo fa, va bene, calcio d'angolo, attenzione, passo, la tiro, gollazzo di Jovix04, gol, mamma mia. Comunque sarebbe come Ultimate Team che dobbiamo farci la squadra, dobbiamo anche... tenere l'energia dei giocatori, perché a quanto pare c'è una dinamica tipo alla PES, che dobbiamo tenere l'energia dei giocatori a fine partita, dobbiamo rigenerare una roba del genere. Ronaldo, perché il palo? Mamma mia! Mi sto confondendo pure io. Vabbè, e niente, abbiamo pareggiato. Allora, i movement vanno un attimino imparato. Secondo me dobbiamo giocare lenti, non è come su FIFA che praticamente si può andare veloci. Ha quel movement un po' lento. Attenzione Ansu Fati, ci pensa lui. Dico, tranquillo Jovix, ti rimonto io la partita. E lo fa Ansu Fati. Ok, dopo il magnifico gol, secondo gol di Ansu Fati, direi che possiamo andare avanti. Allora, vediamo un attimino qui la situation generale. No, sta avanzando pure lui, questa cosa non va bene. Questo non te lo permetto, amico mio. No, non puoi avanzare. Allora, d'accordo, io la passo al mio compagno che è qui vicino per poi mandarla avanti. Passaggi però, mamma mia quanto sono strani. Cioè sono dei siluri letteralmente. Cioè sono delle cannonate, altro che tiri. Lui, attenzione, vediamo. Berardi, ci pensa lui. Attenzione, gol di Dani. Mamma mia, guarda lì l'ammasso di giocatori che sta messo in mezzo. I portieri però, a differenza di FIFA, su questo gioco qui sono intelligenti, perché su FIFA non ne parano neanche una. Invece qua, avete visto quante volte fanno parando? Cioè, questa è la cosa positiva di questo gioco. Avanza lui. Allo blocca il mio difensore. Dani per... Bene. Fine del primo tempo. E si riprende immediatamente nel secondo tempo. Adesso vediamo un attimino se possiamo magari fare qualche altro gol di vantaggio. Anche se un 3-1 mi basta, sinceramente. Adesso... Però lui è agguerrito perché vuole recuperare, ma io non glielo permetto, giustamente. Però i passaggi, porca miseria, sono stranissimi. Vabbè, consideriamo che però è gratis, quindi non è male. Mamma mia, ok. Bello questo! No! No, dai, sarebbe fallo però, porca miseria. Cioè, mi ha buttato a terra il giocatore, va bene. Vuole mettere pausa il bro, ma io non glielo permetto. No, non ti faccio mettere pausa, anzi prima, guarda, faccio un bellissimo gol e poi ti lascio mettere pausa. Ma amico mio, che stai cercando di... Vabbè, mio amico ha lasciato farmi gol, cioè. Va bene, d'accordo. Proprio si è arreso, guarda qua, si vuole arrendere, si sta facendo gli autogol. Acquittato, ho vinto 5-1, beh. Easy, no? Allora, una cosa che io voglio assolutamente vedere è questo, gli eventi. Vediamo un attimino che cosa sono. Ah, ok, ho capito. In base praticamente a queste missioncine qua, io prendo soldi per comprare i giocatori. Ma andiamo un attimo a vedere il mercato, perché voglio comprare qualcuno. E a quanto ho capito servono punti esperienza. Io ne ho 61.000 perché ho fatto un paio di partite, insomma. Adesso vediamo un attimino chi possiamo comprare. Perfetto. Ora nella tua squadra. Grazie mille. Ora, andiamo in mio club. Perfetto. Allora, affianco io del carissimo Cristiano Ronaldo, magari tolgo questo per metterci Amduni, come si pronuncia comunque, insomma. Ed ecco qua. L'abbiamo messo. Perfetto.
si possono addirittura personalizzare, perché abbiamo guardato qua la personalizzazione letteralmente della squadra, e possiamo personalizzare addirittura i giocatori uno a uno. Cioè, se io vado qua, tipo, posso mettere due strati, vedete, maniche lunghe, maniche corte, la maglia ovviamente fuori dai pantaloni o nei pantaloni. Cioè, questa cosa è davvero molto molto bella, cioè mi piace. Stadi, cioè, possiamo mettere anche degli stadi o possiamo acquistarli, insomma, se andiamo su mercato, come possiamo vedere, qua ci sono gli stadi che possiamo acquistare, i vari completi che possiamo ovviamente anche acquistare, palloni, guanti e soprattutto anche i loghi, insomma. E poi, vabbè, abbiamo gli aspetti che servirebbero più che altro per tipo trovare maglie, robe così. Quindi io direi, apriamone uno, dai. Ne voglio aprire uno, vediamo. Proviamo ad aprire questo qua. Allora, apri ora, vediamo cosa troviamo. Oh, attenzione. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, va bene, ho trovato... attenzione, qualcosa di epico. Attenzione, una skin per Cancelo, credo che sia. Esatto, dovrebbe essere una skin per la carta. E poi... abbiamo ovviamente gli eventi che ho fatto vedere. Abbiamo anche il pass squadra che ho già acquistato, che praticamente dà roba estetica. Non c'è nulla di pay to win, non è come FIFA, tipo, che voi potete comprare le carte anche a pagamento. Non c'è nulla di questo tipo. Infatti questa è la cosa che mi piace di questo gioco, perché dà roba pay, letteralmente è solo roba estetica, come possiamo vedere. Ok, ci siamo, seconda partita di oggi. Allora, vediamo un attimino come si comporta anche il nuovo giocatore che ho comprato. Subito Ronaldo parte all'attacco. Va bene, va bene, va bene, va bene. No, 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 non va bene per nulla, anzi. Fino a questo, totalmente un casino. Il palo becca. Grandissimo il portiere. Che parata. Se riusciamo a fare qualcosa. Il passaggio, bello questo. Bello, bello. Tira Ronaldo però, perché non tira nessuno? Mamma mia, quante parate. Mamma mia, il golazzo di Jovix04. Subito un gol. Mamma mia. Va bene. No. Tanto era fuori gioco. Sei stato sfortunato, amico mio. Molto sfortunato. Okay. Buono. Buono questo passaggio. Buona, buona lì. Ronalduccio. Mamma mia. No. Dai, però. Inserisciti, bravo, proprio come volevo io. Vai, adesso faccio un altro passaggio. Un attimino, la tiro, la piazza. Porca miseria, per poco. Come non la dovevo passare, ho fatto questo erroraccio io. 2 minuti di recupero, la prendo. La para il portiere, la ritiro. La para di nuovo, la ritiro ancora. No. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Generale ha fischiato, fine del primo tempo. Ok, va bene, ci siamo, secondo tempo. Allora, vediamo un attimino se qua possiamo segnare. La stavo per prendere subito, porca miseria, eh. Il bro non vuole letteralmente farmi fare un altro gol. Allora, d'accordo, l'hai voluto tu, eh. L'hai voluto tu. Ha segnato, pareggio. Però va bene così, va bene così, va bene così. Va bene così, Cristiano Ronaldo, certo, tranquillo. Era tutto perfetto, tutto calibrato. Allora, ok. Ok, dai che ci portiamo in vantaggio con questa cannonata. Ma ci riprova lui, mamma mia, il golazzo, du golazzo. E ci portiamo in vantaggio proprio alla fine. Mamma mia. Allora, va bene, va bene, va bene. L'abbiamo vinta. Mamma mia, ragazzi, vittoria. Va bene, ragazzi, io dico che questo video si può concludere qui. È stato davvero divertentissimo giocare a UFL, questo nuovissimo gioco di calcio che secondo me, a parer mio, ci sta, ma devono migliorare un attimino il movement e anche i passaggi, perché letteralmente sono delle cannonate. Quindi, ragazzi, detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video!